governo guidato da Giorgia Meloni, che è la leader delle SIAR, è pro Kiev e pro NATO, quindi non capisco proprio l'allusione quale sarebbe. Forse sono altri i putinofili, come ho dovuto ricordare in questo dibattito, gli ex leader socialisti della Germania sedevano nel consiglio di amministrazione di Gazprom e regalavano la dipendenza, diciamo, energetica europea alla Russia di Putin, e oggi ci danno lezioni. Io spero che in Europa, anche in virtù del voto popolare, il modello italiano di centrodestra, che unisce popolari, conservatori e partiti identitari, possa essere esportato in Europa e creare una nuova maggioranza al Parlamento europeo che sposti l'asse politico e rimetta al centro gli interessi strategici dell'Europa, che le formazioni e le politiche di sinistra, improntate a una, diciamo, a un'impronta totalmente ideologica, stanno consegnando agli altri grandi player internazionali, a cominciare dalla Cina. La vicenda dei motori elettrici o dell'agricoltura messa in ginocchio da certe politiche sedicenti ambientaliste per abbattere un non nulla di emissioni di CO2 consegnano i nostri agricoltori nelle mani della concorrenza extraeuropea, e così non si difende l'Europa. Gli europeisti dovrebbero innanzitutto affermare, difendere e tutelare la sovranità energetica, industriale e strategica dell'Europa. Questo dovrebbe essere il cuore dell'impegno nel prossimo Parlamento europeo, e mi auguro che il modello italiano possa prevalere. Ne parliamo quando rientro in Abruzzo, però chiaramente ho le mie idee e ci confrontiamo serenamente con i partiti della coalizione e daremo una giunta regionale che rispetterà gli equilibri che gli elettori hanno sancito nelle urne. E le faccio un'ultima domanda più legata alla politica di coesione. Qui si parla di una revisione della politica di coesione post 2027, sta prendendo forma l'idea di gestirla sul modello di attuazione del recovery, quindi più centralizzata, cioè più gestita dallo Stato che dai territori. È l'idea giusta? Noi nella ultima programmazione del ciclo 21-27 con il governo nazionale abbiamo ottenuto un'inversione dei rapporti tra la parte di coesione gestita dallo Stato e quella gestita dai territori. Nei cicli precedenti era 40 per i territori e 60 per lo Stato, oggi è l'inverso, e mi auguro che su questa strada si voglia continuare, perché peraltro i numeri e le statistiche dimostrano che i fondi gestiti direttamente sui territori e dai territori vengono spesi prima e meglio di quelli gestiti attraverso programmi nazionali dai ministeri. Presidente Santarelli, RTL. Salve. Parto da quest'ultimo punto, però, perché è interessante. Lei dice che i territori gestiscono meglio i fondi, però il governo italiano di Giorgia Meloni, per la firma, lei l'accordo di coesione, certo, l'ha firmato qualche settimana fa, ha voluto che si passasse da Palazzo Chigi e da Fitto. Mi sembrano due cose un po' in contrasto. Dovrebbe però informarsi e scoprire che questo avveniva anche prima. Non mi pare che, per quanto riguarda l'Abruzzo, ad esempio, erano Renzi e D'Alfonso che firmavano quello che D'Alfonso chiamò Patto per il Sud Master Plan, che è l'utilizzo dei fondi di coesione. Chi parla di cose senza conoscerle continua a mistificare e confondere i cittadini. È stata solo una scelta del governo Meloni per questo. No, cioè, la scelta del governo Meloni è stata quella di ridare serietà alla programmazione. Cioè, non è che ti do i soldi senza sapere che cosa ci fai. Questa è la pretesa di Vincenzo De Luca e della campagna, che sta protestando mentre almeno una dozzina, se non di più, di regioni italiane hanno già firmato l'accordo di coesione, dimostrando che i soldi non stanno né fermi né congelati né sottoposti ad alcun ricatto, perché se praticamente tutte le regioni d'Italia hanno ormai firmato l'accordo di coesione o sono pronti a firmarlo, tranne la Campania, forse il problema è in Campania. Non è certamente nell'azione del governo, che ha semplicemente chiesto alle regioni di far avere al governo l'elenco delle proposte di investimento corredate da piani di fattibilità, da cronoprogrammi rispetto ai quali vincolare poi la verifica. Avviene ad esempio col PNRR, non ci hanno dato i soldi dicendo fateci quello che volete e spendeteli quando vi pare.
ci hanno detto fateci sapere che cosa ci fate, scriveteci anche con quali scadenze. E se... senza dare indicazioni di spesa. Se qualcuno ha questa pretesa, io credo che il governo abbia fatto bene a fare questa richiesta. A noi peraltro non ci ha imposto alcunché, noi ci siamo dati da fare per presentare al governo dei piani di investimento fattibili, credibili, corredati da piani di fattibilità, da progettazioni mature, tutto il contrario di quello che avveniva prima. Nel precedente ciclo di programmazione che gestì Luciano D'Alfonso con il governo Renzi, i progetti erano dei titoli, non c'era nessuna maturazione progettuale. E un anno dopo che io sono diventato presidente della regione, tutti quei progetti erano fuori termine perché le progettazioni non andavano avanti, ne abbiamo dovuto riprogrammare, poi arrivò il Covid, ci lasciarono utilizzare quei soldi per l'emergenza Covid, ma altrimenti li avremmo perso almeno la metà dei fondi. Perché? Ma io già un mese dopo essere stato eletto, c'è un piano siglato nel 2019 da Renzi e D'Alfonso, nel 2016, nel 2019, 3 anni dopo, aveva speso solo l'8% dei fondi assegnati e la metà dei programmi e dei progetti che erano stati inseriti in quel piano aveva un grado di progettazione e di avanzamento dei lavori praticamente pari a zero, motivo per il quale quei piani andavano falliti. Quando ci si chiede perché non venivano spesi i fondi, bisogna chiedersi anche come vengono programmati. Oggi noi abbiamo presentato al governo un piano per 1.300.000.000 di euro circa, dove tutti i progetti hanno una loro maturazione progettuale, hanno delle schede che abbiamo inserito su una piattaforma di Invitalia, cioè c'è un processo.